I fiori di Arturo, si chiama così l'iniziativa che la neoeletta giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha dedicato ad Arturo, il 17enne vittima di una brutale aggressione da parte di una baby gang, lo scorso dicembre. I 7 componenti della giunta, infatti, hanno incontrato questa mattina gli studenti del liceo Cuoco di Piazza dei Miracoli a Napoli. Il riferimento ai fiori non è casuale. I giovanissimi compagni di scuola del ragazzo ferito sono infatti immaginati come boccioli da coltivare e preservare, e che richiama anche il loro incontro con Arturo in ospedale, quando lo hanno abbracciato quasi come i petali di un fiore con la corolla. A invitare i componenti della nuova giunta era stata nei giorni scorsi la preside del Cuoco, Adele Barile. Sono i ragazzi i veri protagonisti di questo riscatto, di questa riscossa, ed è qualcosa che è di monito chiaramente a chi invece vuole trincerarsi, insomma, dietro un'indifferenza che non fa bene a nessuno. La decisione di accettare è stata accolta con entusiasmo da tutti, presente tra gli altri Giuseppe Cimmarotta. Il nostro contributo deve essere anche quello di superare la fase della paura, far capire ai ragazzi che con la paura non si riesce a sconfiggere qualsiasi fenomeno, non è questa la ricetta, non è questa la soluzione. Intervenuti all'incontro la mamma di Arturo, Maria Luisa Iavarone, e il papà Vittorio Puoti. Ancora un ennesimo bel segnale di solidarietà a questa vicenda, ma anche di costruzione culturale e intellettuale. Abbiamo degli ospiti eccellenti, il magistrato Cimmarotta che si è offerto ad uno a tutti un talk con i ragazzi, in cui i ragazzi lo renderanno oggetto di una serie di domande, di curiosità, anche di interrogativi di carattere istituzionale, che daranno la misura di quanto dietro questa storia ci sia anche un progetto formativo e culturale. Questa violenza è appunto figlia dell'assoluto vuoto pneumatico che c'è in alcune case, non c'è neanche rispetto delle regole, non ci sono regole, non ci sono genitori che evidentemente seguono i propri figli, non c'è l'assoluta volontà di seguire i propri figli, che vengono assolutamente lasciati allo sbaraglio e quindi padroni dei propri pensieri e del vuoto che c'è nelle proprie teste.